A tutti. Questa sera abbiamo con noi il professor Massimo Raveri, che è professore di religioni e filosofie dell'Asia orientale all'Università Ca' Foscari di Venezia e che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Ci fa molto piacere averlo con noi. Fra l'altro, il professore ho scoperto dopo averli entrambi invitati, è anche autore di un volume uscito di recente nel 2020, con il professor Maurizio Bettini, che sarà anche lui nostro ospite prossimamente. Un volume dal titolo Ridere degli dèi e ridere con gli dèi. Quindi, c'è stato un qualche misterioso filo che ha un po' collegato, che ha un po' collegato il programma, il nostro progr il programma delle nostre conferenze. Evidentemente un filo invisibile ci ha portato a chiamare entrambi. Il professore ci parlerà questa sera del buddismo. Siamo nell'ambito del ciclo di conferenze che abbiamo organizzato sulla storia delle religioni e abbiamo già trattato le tre grandi religioni, le tre grandi religioni monoteiste. E adesso ci allarghiamo, ci spostiamo a Oriente. Con il buddismo, che oltre non è solo una religione, direi che si può anche definire una filosofia che negli anni recenti ha affascinato in misura sempre maggiore anche la nostra civiltà, perché concetti come il karma, la reincarnazione, la meditazione sono un qualche cosa che oramai tutti un po' conosciamo, di cui abbiamo sentito parlare. Una religione dall'origine molto antica, più antica di quelle di cui abbiamo già trattato, che ha una, diciamo, non nell'ordine nella classifica delle più di quelle che hanno più seguaci, non è tra le prime. Però, ha un'importanza pari, ad esempio, stavo guardando delle classifiche all'ebraismo, quindi insomma, comunque una rilevanza, un numero di seguaci di praticanti notevole. Io ringrazio il professore di essere con noi, gli passo volentieri la parola e buon Grazie. ascolto. Grazie. Grazie, avvocato. Io vorrei dirvi quanto sono felice e onorato di essere qui con voi. Mi sarebbe piaciuto venire a conoscervi personalmente, ma non è importante. Anzi, quello che vorrei sottolineare è il fatto che l'Università Popolare abbia voluto continuare a fare questa serie di lezioni online, cioè continuare lo stesso è un segno di fiducia nel futuro, un segno di speranza che ho molto molto apprezzato. Io ringrazio l'avvocato Cosattini di avermi. Bene, noi oggi parleremo del buddismo, però vorrei farvi una premessa. Vedete, un errore che noi possiamo fare in questo nostro incontro è di pensare che sia un momento di una conoscenza erudita. E cioè parlare di buddismo significa parlare qualcosa che è lontano, qualcosa che intanto interessa loro, quelli che stanno dall'altra parte del mondo. Questo è un grosso errore. Parlare di buddismo oggi significa parlare di noi, perché il buddismo ci appartiene. E ci appartiene in diversi modi.
Il primo perché sia in Europa sia in Italia ci sono comunità di asiatici che sono buddisti. Il secondo perché per da alcuni decenni anche in Italia si va diffondendo le conversioni al buddismo. Esistono templi buddisti, esistono comunità e sostanzialmente 3 o 4 grandi scuole, lo Stato ha riconosciuto, l'UBI, l'Unione Buddista Italiana, esistono le comunità del buddismo esoterico tantrico tibetano, esiste le comunità Zen, esiste la Soka Gakkai. Ma soprattutto, e questo è un terzo livello più nascosto, ma molto forse molto più forte, nella spiritualità che va sotto l'etichetta di New Age, cioè quella spiritualità contemporanea giovanile, che è globalizzata, che è omogenea nei miti, che è omogenea nei valori, e si esprime con gli stessi linguaggi, che sono linguaggi mediatici, soprattutto su internet, è affascinata dal buddismo. Voi potete benissimo dire che lo sogna, ma di fatto il buddismo e la spiritualità orientale dice alle nuove generazioni. Io se lo comparo all'orientalismo, al fascino dell'orientale di alcuni decenni fa, è certamente meno eclatante. Pensate ai figli dei fiori, eccetera. Erano così colorati, così provocatori. Oggi l'attenzione, per esempio l'attenzione che io scopro nei miei studenti è più sobria, è più diffusa, è più onesta, è più ascoltatrice, è più rispettosa della differenza. Vedete, certo mi dicono quando faccio queste riflessioni sul buddismo contemporaneo, mi dicono ah sì, è una moda. No, no, non è una moda. Se diciamo che è una moda, è solo un modo per fingere di non capire, di evitare il problema. Questa passione, questa fascinazione per il buddismo è lì per restare, è una spiritualità con cui le istituzioni religiose tradizionali si devono già da oggi confrontare. Perché? Perché esprime un bisogno reale. Esprime una ricerca spirituale diversa, che antidogmatica, che cerca l'interiorità, che cerca una maggiore autenticità. Questo è la ricerca del buddismo. Per questo parlare di buddismo oggi, io ringrazio l'Unione della Università Popolare di avermi invitato e aver proposto questo. Perché ci permette attraverso una riflessione sul buddismo di andare più a fondo su quelli che sono i percorsi nuovi di spiritualità e soprattutto di ricerca, di inquietudine spirituale della nostra società di oggi. Vedete, come ha detto giustamente l'avvocato, il buddismo ha 2500 anni di storia, il Siddhartha Shakyamuni, il Buddha, cioè l'illuminato, predica nel VI secolo in India, predica nel VI secolo avanti Cristo, quindi ne è passata di storia. In questo periodo, lungo arco di tempo, si sono formate diverse scuole e sono molto diverse tra di loro. Se noi compariamo il primo buddismo, il buddismo Theravada, che adesso è a Ceylon, con il buddismo Zen, il buddismo tantrico tibetano con la Soka Gakkai sembrano mondi diversi, eppure sono uniti da un filo rosso. Quello che è indicativo è che i maestri hanno avuto sempre una grande libertà di pensiero. Li ammiro quando guardo da lontano alla tradizione spirituale buddista. È una tradizione spirituale coraggiosa, trasgressiva, azzardata. È molto molto libera. E io voglio cominciare, tanto per darvi lo stile di pensiero buddista, da un brano tratto dal Mahaparinirvana Sutra, in cui il Buddha parla al suo discepolo, ad Ananda, il discepolo più amato. Il Buddha sta morendo e Ananda piange. Ve lo leggo perché è un pezzo meraviglioso. Tutti i maestri buddisti lo conoscono ed è
il segno che dà a loro stesso missione di essere maestro. Può essere, dice il Buddha, o Ananda, che vi venga questo pensiero. Ecco, la parola del maestro non la udremo più. Ora noi non abbiamo più un maestro. No, Ananda, voi non dovete vedere le cose così. La verità che vi ho fatto conoscere, la via che vi ho insegnato, quella sia il vostro maestro quando me ne sarò andato. Non venerate me, venerate solo la verità che è in voi. Siate maestri a voi stessi, siate un'isola per voi stessi, prendete rifugio in voi stessi, non cercate un rifugio in altri. E perseverate con ardore e consapevolezza in questa via di verità per la vostra liberazione. Ecco, questo è il buddismo. Questo è l'insegnamento di libertà del buddismo. E vorrei, dato che è una grande tradizione, mi concentrerò nelle riflessioni con voi oggi sulla corrente, per me, che ha rappresentato una svolta nella tradizione buddista, ed è la corrente che va sotto il titolo di Mahayana, il grande Yana, il grande veicolo. E io l'ho trovata coraggiosa, molto originale, è quella che ha cambiato il buddismo, l'ha aperto, gli ha dato un respiro universale, l'ha approfondito da un punto di vista di pensiero metafisico. Nasce, si forma intorno in India, intorno al secondo secolo avanti Cristo, quindi sono già passati alcuni secoli. Ed è un cambiamento di una profondità teoretica notevole che si esprime in grandi figure di maestri. Peccato che la nostra tradizione di filosofia non li ha mai visti, li comincia adesso a vederli, ma sono nomi che nel mondo buddista, ma in tutta l'Asia, sono famosi. Sono Nagarjuna, Asanga, Vasubandhu, tanto per citare i più grandi della tradizione Mahayana. Il Mahayana produce dei testi che parleranno a generazioni di buddhisti. Pensate, per esempio, li sentirete, Prajnaparamita, tutta la tradizione della Prajnaparamita, cioè della perfezione della sapienza. Il Saddharma Pundarika Sutra, che è il Sutra del Loto, che è un testo assolutamente fondamentale. Il Lankavatara Sutra, non potremmo conoscere lo Zen se non sappiamo, non leggiamo il Lankavatara, si sono ispirati al Lankavatara. Oppure il Vimalakirti Nirdesha Sutra, che è il sutra proprio più amato dai laici, perché apre la salvezza a tutti, non più solo ai monaci, ma anche agli uomini comuni. È un bellissimo testo. Ecco, è il Mahayana che poi conquista l'Asia orientale, per quello lo scelgo, perché non filtrano varie correnti buddiste, ma l'Asia orientale, Cina, Giappone, Corea, Mongolia, scelgono la corrente mahayana. Il Mahayana parlerà alla cultura occidentale dell'Ottocento. Quindi ho scelto questo apposta, perché almeno dice ci può essere più familiare. Anche il Mahayana, e possiamo cominciare, pone come problema in primo piano, come ha fatto anche il Buddha, il problema del dolore, dukkha, la sofferenza. Vedete, in certi periodi le istituzioni religiose perdono il senso, non capiscono più il modo con cui le giovani generazioni, le nuove generazioni elaborano il concetto di male e di dolore. Sono legate al passato, non si mettono, non si rinnovano, non si mettono in crisi. Quindi c'è uno scollamento fra quello che è la percezione nuova e quelle che sono le risposte a un mondo vecchio, e sono risposte spuntate, che non dicono più niente, sono solo retoriche. Oggi, nella società contemporanea, il senso del male è impallidito, è frantumato. Se noi guardiamo il secolo passato, lo schifo di secolo passato del Novecento, in cui le grandi ideologie, i totalitarismi, i nazismi, il colonialismo, che
in nome di un'utopia di felicità, di utopia di bene, che cosa orrore ne è uscito? Che processo di disumanizzazione in base alle concezioni di bene? Ma io ci credo che oggi sia i nuovi teologi, sia i nuovi intellettuali, i filosofi, siano sfidati, devono sentire il problema del male e della sofferenza come una sfida. E mi piace ricordare uno come Paul Ricoeur, che è un autore che amo, che gli dice: oggi la filosofia e la teologia devono pensare altrimenti il problema del male. È giusto. Ecco che allora il buddismo dice alla società contemporanea, perché nella sua radicale alterità, fonte di ispirazione di un pensare altrimenti. E perché il buddismo pone il problema del male come il problema della sofferenza, anche come il problema, ma lo pone in altri termini. Lo pone come un disagio profondo, un disagio esistenziale, universale, come l'angoscia di esistere. E questo alla nostra società contemporanea dice molto, tocca delle corde molto sensibili. È il problema, il buddismo affronta, lo pone alla base della sua riflessione, il problema del senso del vivere e del senso del nostro morire, della nostra finitudine, del senso del nostro amare e del nostro irrimediabile lasciarci. Eh sì. Però vorrei sottolineare questo, che è un qualcosa di più profondo, di molto più articolato. Quando noi parliamo di male, quando noi parliamo di sofferenza, è una visione abbastanza limitata. Nella visione buddista, soprattutto mahayana, è la percezione di un dolore di tutti gli esseri senzienti. È il dolore degli animali. Ci educa e ci guida a capire il dolore degli animali, il dolore delle piante, il dolore della natura. E tutta la tradizione, tutto il movimento, per esempio, dell'americano della Deep Ecology, è stato profondamente, Arne Naess era un buddista, è stato toccato da questo, dal sentire, da una disciplina di spirituale che ti educa a capire che esiste un mondo che tu non hai mai visto, che soffre della tua stessa sofferenza esistenziale, che non è solo un dolore fisico, è un dolore di esistere e di lasciarsi e di morire. E ciò che ispira questa fascinazione, questo attaccamento al buddismo, è anche il modo con cui il buddismo invita, insegna a guardare al dolore. Ed è uno sguardo di benevolenza, è uno sguardo di profonda dolcezza, è una profonda equanimità, questo è il termine che usano, però soprattutto è con la virtù di Karuna. Uso il termine sanscrito perché è un termine molto difficile da tradurre. Karuna è la virtù più alta nella tradizione mahayana, insieme a prajna, che è la sapienza. Sono quelle che danno alla fine l'accesso alla liberazione, cioè all'illuminazione. Karuna alle volte viene tradotto con amore, che è un grosso errore che mi dà un fastidio nero, perché applica delle categorie religiose che non appartengono al buddismo, appartengono alla grande tradizione monoteista. Perché tutti i maestri buddisti, ma anche i mahayana, gli zen, figuriamoci, hanno sempre pensato che sovraccaricando il termine di amore suscita delle tendenze fondamentalmente egotiche, narcisistiche, una forma di attaccamento e di dominio e di possesso. Non è casuale che molto spesso i termini con cui noi denotiamo l'amore dicono io ti possiedo. No, tu non possiedi proprio nessuno, anche se lo ami. Karuna è tradotto anche con compassione, dall'inglese compassion.
Anche questo a me dispiace, perché è un termine che non quasi spocchioso, stucchevole. A me se mi dicono io ho compassione di te, io lo mando a quel paese. Lo rifiuto. Come poterlo tradurre? L'ho cercato. È un termine poco usuale, empatia. E cioè la capacità, la virtù di sentire in profondità il dolore dell'altro come se fosse il mio dolore. E quando noi andiamo a un funerale e diciamo ti sono vicino in silenzio, che andiamo vicino a un amico e non ci sono le parole, diciamo solo sono qui. E lui sente che noi lo capiamo. Guardate, Karuna, così come insegnano, la insegnano i maestri buddisti, è una virtù casta, è una disciplina di silenzio per poter permettere di ascoltare l'altro. Perché ascoltare il lamento è difficile, ci vuole pudore per rispettare un uomo che soffre, perché è un uomo fragile, è un uomo umiliato e soprattutto è un uomo solo. I maestri buddisti mettono la virtù di Karuna alla cima perché implica un totale annullamento di sé per accogliere l'altro. Io non penso a me. Non parliamo d'amore, semplicemente basterebbe di dire, senza poca retorica, io capisco il tuo dolore, perché il tuo dolore è il mio. È una disciplina, sapete, non è una cosa facile. Tutti i maestri buddisti ti dicono non abusare di questa parola. Arriva per ultimo, come quando noi diciamo ti perdono. E un perdono è anche una cosa molto difficile. Ecco, il dolore, il messaggio di salvezza è che il dolore è relativo. Non sarebbe stato un grande movimento religioso di liberazione interiore se non avesse avuto un messaggio di speranza. Qual è? L'idea che il dolore è condizionato a una causa, questo dolore esistenziale di ogni essere senziente. Da che cosa è data? È un termine, Trishna, che significa sete di esistenza, proprio sete di esistenza o fame di esistenza. Cioè, è un termine molto forte, è l'idea che ogni essere senziente è attaccato alla realtà come se fosse assoluta, ha una sete di eternità, ha una sete di assoluto, che si esplica nella sua fede in Dio, che si esplica nella sua fede nell'anima, di qualcosa che resterà per sempre, che non muore mai, prima o dopo, ma ci sarà la luce dell'eternità. Questo Su questo punto il buddismo è assolutamente drastico. Non esiste una realtà di essere, non esiste una realtà consistente, tutto è relativo, tutto è effimero, tutto è ontologicamente inesistente. L'io non esiste l'anima per la tradizione buddista. È un aggregato instabile di energia e materia. Instabile, lo sottolineo, passa. E io mi ricordo una frase stupenda nella Dhammapada. E Ananda, che è sempre il discepolo, chiede al Buddha: ma se tutto è sogno, io che cosa sono? E il Buddha gli risponde: siamo il sogno di un sogno. Ecco, alla radice di questa sete di esistenza, che è la più profonda illusione nel mondo buddista, c'è Kama. Kama è il desiderio, in tutte le sue forme, perché il desiderio è l'espressione irrimediabile del mio io. Perché voi potete ragionare, 2 più 2 fa 4, è oggettivo. Ma quando voi parlate di desiderio, parlate di sentimenti, voi siete irrimediabilmente di fronte all'espressione più profonda del mio io. A me piace questo. Io amo questa persona. Non c'è possibilità
e quindi del buddismo ha visto nel desiderio il fondamento di un approccio illusorio ed egotico sulla consistenza del mio io. E sono le tentazioni di Mara. Mara è la personificazione del male nella tradizione buddista, è diverso, non è Satana, non è Satan. Mara è, come dire, quello che noi vediamo che esce dal più profondo di noi. È la nostra immagine allo specchio, quella che non vorremmo vedere. Questo è Mara. Sentite la profondità dell'elaborazione sul male. Mara ci appare perché siamo noi nel nostro vero volto. E Mara, nel sutra, tenta il Buddha. Lo tenta. E sono, guardate, le tentazioni di sempre. Perché anche l'uomo è molto monotono nelle tentazioni. Mara è davanti al Buddha in meditazione prima che lui ottenga la illuminazione sotto l'albero della Bodhi e lo tenta col cibo, lui è a digiuno, e poi lo tenta col desiderio sessuale e poi lo tenta con il denaro e gli fa vedere tutti i diamanti, le pietre preziose, poi alla fine lo tenta promettendogli il potere sul mondo. Dice: tu sarai un Chakravarti, cioè un re dell'universo. E il Buddha lo allontana. Perché cosa unisce queste forme di desiderio? Il buddismo vede in queste forme di desiderio sono espressioni diverse di un unico desiderio, che è il desiderio del mio io di dominare il mondo, di dominare gli altri. E sentite la profonda violenza che c'è in questo senso di dominio. Io mangio, io taglio, cucio, cuocio e ingerisco il cibo. Io domino l'altro, il genere altro. Io domino attraverso il denaro, io domino attraverso il potere politico. Da qui, da questo capire la radice della sete come desiderio e desiderio di dominio del mio io sull'altro, nasce la scelta della non violenza, che è profonda, è radicata. Ahimsa. È bello, io lo tradurrei, guardate, come esattamente vuole dire in sanscrito. Ahimsa, innocenza, perché dà questo senso di non nuocere, non nuocere a nulla. Questo senso di ritrarsi, di aprire le mani e poi di purezza della mente è innocente. Quest'uomo è innocente. Ed è una scelta fondamentale in tutti i movimenti buddhisti, soprattutto nel Mahayana, cioè il rifiuto di qualsiasi forma di violenza, ma sia fisica sia anche spirituale, e alla radice c'è la rinuncia a imporsi. Ed è una scelta, guardate, noi la vediamo come non violenza, per quello non mi piace chiamarla, se non innocenza. È una scelta positiva, perché educa, così ti insegnano i maestri buddhisti, ti insegna a capire che la tua esistenza è essenzialmente un dono, non un dominio. Tu la ricevi e la rispetti per quello che è. Ed accogli gli altri perché tu sei stato accolto alla vita. E guardi gli altri con empatia e li pensi con amore perché sei stato pensato a tua volta con amore quando ti hanno messo al mondo. E tutta questa scelta di non violenza, sentitela, profonda, radicata nel messaggio buddista, implica l'annullamento di sé, che è una virtù decisiva. Vi leggo un pezzo del maestro Dogen, un maestro Zen giapponese. Apprendere la via del Buddha è apprendere se stessi. Apprendere se stessi è dimenticare se stessi. Dimenticare se stessi è essere risvegliati alla verità. Risvegliarsi alla verità e lasciar cadere il proprio io. Apro le mani e lo lascio cadere. Sembra facile, non lo è affatto.
tutti i maestri buddisti lo dicono, lasciar cadere il proprio io è il gesto ultimo più difficile di tutti. Ed è, tra parentesi, se vogliamo riflettere, è quello il nodo, uno dei nodi di travisamento con cui il pensiero New Age non riesce a penetrare nel messaggio buddista, lo travisa, perché tutta la spiritualità di New Age è incentrata sull'io. La forza sia in te, l'io che mi si sviluppa. Voi immaginate tutta la società capitalista che si esprime nei termini, già unisce la tradizione del concetto di persona con la mentalità capitalista e con la possibilità di costruirsi nei siti religiosi il proprio Dio, proprio immagine e somiglianza. Sono tutti temi che valorizzano l'io, e loro si trovano di fronte a una tradizione spirituale che gli dice: l'ultima cosa di cui ti devi liberare è proprio il tuo io, e lasciarlo cadere. Qual è la realtà ultima? La realtà ultima non è Dio. Non è Dio. Noi siamo abituati a pensare a una religione, c'è Dio. No, cioè esiste anche una della possibilità di via di salvezza che non abbia Dio. La realtà assoluta, la realtà ultima della tradizione mahayana è sunyata, è vuoto. Il Sutra del Cuore, che è un sutra breve, letto in tutta l'Asia, fa parte della tradizione mahayana, della Prajna Paramita, è scritto, ma lo ripetono. Le forme non sono altro che vuoto, il vuoto non sono altro che forme. E la realtà del vuoto, io non uso volutamente la parola nulla, perché è molto legata a una visione nichilista con cui è stato filtrato il buddismo nell'Ottocento, Nietzsche, Schopenhauer, primi del Novecento. La concezione di sunyata, del vuoto, è al di là della dicotomia essere non essere. Per un qualsiasi maestro buddista, la nostra concezione occidentale di nulla è povera, perché ancora il concetto di nulla nicciano è legato quasi un odio all'essere. L'idea di sunyata è un profondo, indicibile silenzio. Profondo. È una realtà sostanzialmente luminosa, di liberazione. È la realtà ultima, dove tutte le parole alla fine cadono. È la verità del silenzio. Guardate, c'è un bellissimo episodio nel Vimalakirti Nirdesha Sutra. C'è il Bodhisattva Manjushri, che ha i suoi discepoli, e a un certo punto sono tutti monaci, e tutti primi della classe. Lui li intervista e gli dice: che cos'è l'illuminazione? Spiegami che cos'è l'illuminazione. E questi si dilungano in verbosissime dissertazioni su che cos'è l'illuminazione. E Manjushri, il maestro, tace, non commenta. Poi arriva a Vimalakirti, che è un laico, e naturalmente i monaci lo disprezzano. Dice: ma lui non capisce niente. E Manjushri, il bodhisattva, il maestro, gli fa la stessa domanda. E Vimalakirti si inchina e non parla. E Manjushri dice: lui mi ha veramente risposto. Il suo silenzio è di tuono. Pensate che bello. Perché è vero. Perché la realtà ultima del vuoto, come la dici, se non con il silenzio? Ed è noi dovremmo, è veramente qui l'alterità profonda del buddismo. Perché non c'è mediazione, perché la risposta ultima può essere solo una: o è l'essere o è il vuoto. Non potete mediare. E il buddismo, con la sua presenza nella cultura occidentale, propone una sfida. È una sfida, però, che non dobbiamo sentire come pericolo. È una sfida come dono. L'ho sempre pensato. Perché ci costringe a domandarci, ci costringe a porre l'interrogativo, ci costringe a dubitare.
e l'esperienza religiosa di salvezza è fatta di domande, non è fatta di risposte. È fatta di dubbi, non è fatta di certezze. E la presenza del buddismo pone questo dubbio, che arricchisce la nostra esperienza interiore. Questi nostri giovani l'hanno belle che capito. Vorrei che lo capissero anche le istituzioni religiose. Di questa preziosità della diversità, delle scelte così radicali che ci scuotono e scuotono la società contemporanea. La salvezza non può essere raggiunta, secondo il buddismo Mahayana, da un rito, perché il rito è qualcosa sostanzialmente di esterno, sì, disciplina, ma non è sufficiente. E quello che è un altro punto di discussione, è anche lì come la dicotomia o la scelta essere o vuoto o vacuità, è una via che non predilige le virtù morali, non è una via morale. Si arriva alla salvezza, certo, attraverso un'etica, quella di Ahimsa, quella dell'innocenza, ma è un primo passo. Calma, un maestro buddista ti dirà, ti calma la mente. Non è la via. È importante, ma non è assolutamente decisiva. Anzi, vanno anche più a fondo, ed è lì l'aspetto più inquietante. Non solo la via morale non è la via di salvezza, cioè fare il bene non ti garantisce nessuna salvezza. Ma un maestro Mahayana ti dirà, guarda che il bene e il male sono relativi. Quindi si dipendono l'uno dall'altro. Sono entrambe illusioni della mente, sono attaccamenti. Ora, dire che il male è un'illusione, un attaccamento è facile. Molto più difficile dire che il bene è un'illusione della mente, è un attaccamento. E molto spesso i maestri, per esempio Zen, o i maestri del buddismo esoterico tantrico, all'allievo fanno pensare il male, lo fanno vivere il male, perché lui possa capire che la liberazione della mente è nella purezza della sua mente, che è una dimensione al di là del bene e del male. La liberazione del vuoto è una ricerca che avviene attraverso la sapienza, prajna. Questa è con Karuna il processo che porta alla salvezza. Io conosco la verità, è la verità che mi rende finalmente libero da ogni illusione. C'è una bellissima idea, c'è sotto una bella idea. Ve la dico perché mi ha sempre appassionato. Non siamo soli. Qualsiasi buddista te lo dice, stai attento. In questa tua via. Notate, non la chiamano religione. La chiamano Do, Michi, Da, Marga. È un percorso. Già questo vi dice molto, perché il pensare che l'esperienza spirituale è un percorso significa che tu cambi. Che tu non sai dove arrivi, è importante il camminare, non il dove si arriva. Ma in questo cammino non sei solo. Questo cammino qualcuno ti sta cercando. È nel capitolo secondo del Sutta del Loto, che è un pezzo meraviglioso, in cui il Buddha esce dalla meditazione profonda e i suoi allievi gli chiedono di insegnare. E lui è indeciso, perché vuole insegnare. La verità deve essere insegnata, non può essere trattenuta, ma lui sa che la verità ultima è difficile da dire, è solo silenzio. Ed è indeciso, poi alla fine, nel capitolo secondo del Sutta del Loto, lui decide di insegnare. Perché? Perché pensa che il linguaggio e le parole sono sì parziali, sono mezzucci, li chiama upaya, sono mezzi, sono la zattera che porta all'altra sponda, poi la zattera la butti via, ma servono a qualche cosa. Che cosa vuole dire questo testo? Vuole dire una idea profonda che è comune a tutte le grandi tradizioni religiose, ed è un'idea bellissima, che l'assoluto cerca l'uomo. Noi siamo abituati alla retorica, che è pura retorica, che l'uomo cerca Dio. Non è vero. L'uomo non cerca Dio, lo cerca solo quando soffre o quando gli chiede conto.
quando lo vuole strattonare, se no si vive benissimo senza Dio. Ma è Dio che cerca l'uomo. Abramo, dove sei? E Abramo si mette in moto, si mette in cammino e lascia tutto. E così fa il Buddha. Ecco, è lo stesso, perché è un principio profondo. La verità assoluta è compassionevole. Sa, sente la sofferenza del mondo e guida gli esseri senzienti, sottolineo, gli esseri senzienti, cioè anche tutto l'universo, verso la verità. Il modo con cui lo fa è proprio buddista. E cioè, il Buddha conosce, cioè la verità conosce la capacità di comprensione di ognuno, di ogni essere, e si adatta, scende, si opacizza e si adatta a quella persona, in quella sua epoca storica, in quella sua dimensione sociale. Cosa vuol dire? Uno strumento ermeneutico meraviglioso per tutte le correnti buddiste. Questo è, è il fondamento della loro grande libertà di pensiero e di rispetto, perché per un buddista qualsiasi fede diversa, cioè tutte, e sottolineo tutte le diverse fedi, sono verità. Non c'è una verità e l'altro è falso, tutto è vero. E non parliamo di relativismo, che nel contesto monoteista è una parolaccia. È una profonda sensazione che la verità è per definizione plurima, perché è frutto di una ricerca individuale che viene guidata dall'assoluto. Noi siamo guidati da incontri, siamo guidati da frasi, siamo guidati silenziosamente. E se uno è scinto, se uno è taoista, e se uno di un'altra religione, lo rispetto perché quella è la sua marca, quella è la sua strada con cui è vocato, è chiamato. E qual è il fine? Ci stiamo avvicinando alla conclusione. La fine è l'illuminazione. L'illuminazione è un'intuizione subitanea, improvvisa, al di là della ragione, della verità ultima del vuoto. Io realizzo il vuoto. Nessun maestro Mahayana ti dirà che se studi, mediti, meccanicamente arriverà. Anzi, se un maestro Zen si dice io cerco l'illuminazione, ti dà una sberla e dice non hai capito proprio niente. Più la cerchi e meno la avrai. Devi lasciarti andare, devi rinunciare anche al desiderio egotico della mia salvezza, della mia illuminazione. Quando avrai rinunciato anche alla tua illuminazione, ti illuminerai veramente. Guardate che non sono giochi di parole, sono frutto di una meditazione profonda e di una disciplina molto coerente. Che cosa alla fine si sperimenta in questa illuminazione? Beh, una visione bellissima, vi assicuro. Lo vedete leggendo gli scritti, parlando con i maestri. E eravamo partiti dalla idea che tutta la realtà ultima è illusoria, perché la realtà ultima è vuoto. Ma la mente illuminata, cioè la mente pura, riesce a vedere la realtà in un altro modo. Non è più illusa. E vede, capisce che come lui è illuminato, lui era illuminato da sempre, che tutto l'universo è già illuminato, perché l'universo è nella verità. E vede la verità sia come illusione, perché è vero, è illusoria, è rugiada che va via al mattino, è sabbia che ci scivola fra le mani. Ma la vede anche come realtà assoluta di vuoto. Sono insieme la forma e il vuoto e la forma. Adesso lui lo capisce. E quindi, proprio perché capisce che il mondo è effimero, ma non è più illuso, lo sa e lo ha accettato. Lo ha accettato con dignità, lo ha accettato senza rassegnazione. È così, è tatata, è la realtà è così. Lui per questo può permettersi di vedere il mondo con questo occhio libero, nuovo, come un incanto. E può lui dire,
ma questo mondo, proprio perché so che è un'illusione, non ne sono preso, è così bello, è così profondamente bello. E lo sa che è illusorio. Però il solo fatto che lo dica, i maestri gli diranno, il solo fatto che tu lo dica, è bello, sapendo che dura un attimo, ti salva. E adesso possiamo capire, così possiamo concluderlo insieme, questo nostro cammino. Un detto che pochi all'inizio capiscono. Bonno Sokubodai. Le illusioni sono illuminazione. Questo un maestro buddista, quando dice, quando l'hai capito, sei arrivato a un buon punto. E spero che anche noi siamo arrivati a un buon punto. Vi ringrazio. Grazie professore, un viaggio veramente affascinante dentro questa religione, filosofia così veramente profonda. E se c'è qualcuno che desidera fare qualche domanda, che ha qualche curiosità, o che vuole condividere qualche riflessione, lo potete fare o alzando o aprendo il microfono, scrivendo sotto, oppure scrivendo sulla chat. Io avevo mi dica. Dopo la sua relazione ci si sente così ignoranti che ci si vergogna un po' di fare bene, questo. Bene, allora ho ottenuto qualche cosa. Qualsiasi domanda. Vedi, segui della curiosità. Ma la domanda è questa. Quindi, diciamo, sappiamo che una delle cose che si fanno è la meditazione, ma questa porta un po' a un distaccarsi dalla vita attiva, oppure deve essere in qualche modo integrata e fare parte? Cioè, qual è la regola di vita del buddista? La regola di vita del buddismo dipende. Nel primo buddismo, non voglio tediarla, ma è bene chiarirlo. Nel primo buddismo, quello dei primi secoli, quello che adesso è praticato ancora nel Theravada, Sri Lanka, eccetera, è proprio un ritiro dal mondo. La scelta era una scelta monastica. Il distacco dei sensi e dei sentimenti, il distacco da se stesso, il percorso interiore poteva essere solo fatto in una comunità di rinuncianti. Difatti non mi piace chiamarli monaci, erano proprio dei rinuncianti. Ed era molto drastico, non avevano una fissa dimora, vivevano totalmente in povertà assoluta, vivevano di elemosina, li chiamavano quelli della via, e quindi non era un rifiuto totale del mondo. Questo non poteva durare, perché non puoi diventare una tradizione spirituale che parla al mondo, se non coinvolgi i laici, se non credi nel mondo, se cioè non dai una salvezza che sia possibile ai peccatori, a quelli che vivono nel mondo. Ma quelli che si fanno monaci sono nemmeno lo 0,1%. È una scelta difficile. Non potevano chiedere. Fu un movimento innovatore, fu un movimento rivoluzionario nell'India di allora, e dovunque arriva il buddismo è veramente qualcosa con cui ci si deve confrontare. Però il Mahayana che cosa fa? Il Mahayana apre ai laici, apre al mondo, perché sposta l'attenzione sulla illuminazione. Come ho chiuso, e questa è la chiave, se uno arriva a essere illuminato, vede il mondo in un altro modo, ma lo vive. Solo che è dentro che è libero. Il vecchio buddismo diceva: tu ti rifiuti il mondo e quando muori vai nel nirvana, cioè ti estingui. Era proprio un altro mondo. Il Mahayana, poi lo Zen, il buddismo esoterico, tantrico, eccetera, ti dicono: no, non ne devi andare in un altro mondo, devi essere tu diverso, deve essere un altro massimo, un'altra persona. Il tuo sguardo deve essere diverso. E se tu capisci che tutta la realtà è vuoto, che tu sei vuoto e lo realizzi, tu sei nel mirato, tu sei salvo. Da quel momento sei libero di muoverti, libero di vivere
fino in fondo, intanto dentro sei completamente distaccato. Non sarebbe stata, per esempio, una disciplina così inserita nel mondo come lo è il buddismo. La meditazione serve per calmarti, lo possono fare i laici, lo fanno i monaci, lo fa tutto, è molto utile per vivere meglio nel mondo, perché sei più consapevole. Se la meditazione può essere fatta in vari modi, può essere una meditazione zen davanti a un muro bianco, quindi è la più complessa. Si chiama una meditazione senza sostegno. Di solito le meditazioni hanno un sostegno, cioè un'immagine che è simbolica, su cui per esempio tutto il buddismo esoterico tantrico, il mandala, eccetera, le tue belle figure sono simboliche e tu ti trasferisci la tua mente in queste figure, tu sei quella figura, ma almeno la mente si concentra su... Perché essere distratti durante meditazione è facilissimo. Un maestro mi prendeva in giro e diceva: guarda che sono più i momenti in cui sei distratto che non quelli in cui sei attento. Ma è ovvio, ma è normale. Il maestro Zen ti dice: lascia che le tue sensazioni, che le tue illusioni escano fuori. Lei deve immaginare una posizione tranquilla, comoda, silenziosa. C'è un profumo di incenso e lei trova una calma. Alcuni non la reggono. Non reggono il silenzio, per esempio. È difficile gestire il silenzio. Ma una volta che uno ha un maestro vicino che sa benissimo come è dedicato lo strumento della mente, soprattutto durante la meditazione, c'è bisogno di un maestro. Perché sa il limite quando qualche cosa si può spezzare. È una disciplina come un allenamento che ti aiuta a vivere meglio. Io continuo a insistere sul concetto di libertà interiore. È una grande libertà interiore. Capisci che il mondo è illusione e che il mondo è vuoto. Ma sei davvero libero. Io non sono buddista, non sono buddista, ma ne capisco il fascino intellettuale, il fascino spirituale. Quindi noi abbiamo l'idea legata alla nostra tradizione monoteista e quindi ebraica, cristiana e islamica, della meditazione come appartenente a un mondo di preghiera essenzialmente monastica. Non è questa la scelta buddista. Lei può meditare anche, è l'insegnamento del Vimalakirti, che era un laico, anche lavorando. Guardi le arti marziali, guardi la pittura, la scultura, il fare qualsiasi mestiere con le mani è una forma di meditazione. Posso fare una domanda? Sì. Perché a questo punto lei ha detto siamo arrivati a questo punto, no, adesso la confusione più assoluta. Ah, bene, questo è sapiente. Sono molto contento della sua confusione. Io non tanto, perché non ho domande da farle. Non la sto prendendo in giro. No, è bello, tutto quello è bello che rimescolare. È bello rimescolare le carte. Mi chiedo una cosa, per esempio. Se ho avuto la fortuna di viaggiare in paesi cosiddetti buddisti, ma adesso non riesco più a capire, perché noi siamo un paese cattolico e grosso modo tutti abbiamo... Sì, questa retorica, dai. Ma siamo definiti così, no? Apparteniamo alla lo rifiuto. Ha ragione, si figuri, sì, io che sono assolutamente... Io sono stato battezzato, ma mi sento deprivato, glielo dico francamente, quando mi dicono che è una tradizione cristiana, lo volevano mettere nella Costituzione. Male, mi rubano tutta la ricchezza delle tradizioni religiose che formano la nostra identità contemporanea. Sì. Quindi lasci perdere la cosa che sto. No, ma volevo capire questo, perché io, per esempio, vado in Birmania e trovo un mondo che effettivamente sembra quasi, trovavo adesso non più con quello che sta succedendo, mi sembrava quasi di sentire questa empatia di cui lei parlava prima, il Karuna, proprio diffusa nell'atteggiamento della gente, nel comportamento degli uomini e delle donne che c'erano lì. Certo. C'era questo. Ma il buddista vero sarebbe il monaco, quindi.
No. Le tiro le orecchie. Arriva in maestro e le fa leggere come punizione, le fa leggere il bimbo. Certo, mi fa leggere quello che ha detto lei prima, che anche facendo con le mani. Le fa il compito a casa, glielo fa imparare a memoria. Guardi che Bimala Kirti, che era un commerciante laico disprezzatissimo dai monaci, è l'unico che capisce in quel sutra, è l'unico vero, illuminato. È vero, però mi chiedo, in una filosofia in cui in fondo c'è il silenzio, il vuoto, come si fa ad avere comportamenti? Quindi non c'è né un premio né niente, è chiaro che io ho una mentalità. No, come non c'è il premio. Appunto, non c'è né un premio né niente. No, 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 questo lo dice lei perché lei vive in un mondo cattolico o monoteista, che ti dice il premio sarà nel paradiso. Sì, d'accordo, però che cos'è che può spingere un uomo che sa che dopo non c'è il nulla ad un comportamento di empatia nei confronti degli altri e non di egoismo e di tentativo di vivere bene quello che gli è dato di tempo? Che cos'è? Perché il monaco ha questa convinzione, sa più o meno, o sa, o cerca di sapere che ha una via da percorrere, ma il cittadino birmano o thailandese o giapponese o quello che è, che deve vivere il giorno per giorno per fare questa via che alla fine è il vuoto, come può? Cioè, non riesco ben a capire. È chiaro che io ho una mentalità occidentale, quindi chiedo scusa, mi inserisco perché sennò poi dopo i tempi diventano un po' troppo lunghi. Allora, c'è la domanda della signora e poi io vedo altre due mani alzate di Antonio Nonino e Caterina e forse anche dell'organizzatore. Quindi per dare un ordine un po' agli interventi, darei avere espresso la mia perplessità e quindi se vuoi. Grazie, sì, è chiarissima la domanda e lasciamo al professore la risposta. Grazie. Le rispondo subito perché vorrei sentire anche le altre domande. Beh, innanzitutto non faccia sua una retorica che appartiene a un certo mondo di istituzioni religiose, cioè di pensare che i monaci sono diversi, che i monaci sono per definizione i perfetti, che sono i santi. Questo è una tentazione narcisistica in tutte le tradizioni o ascetiche o monastiche. Noi siamo i primi, no? Quindi da antropologo le parlo e le dico molto spesso, le esperienze più interessanti, più innovative sono venute da gente che è uscita, no, non ha accettato le istituzioni monastiche perché erano troppo chiuse, troppo istituzionalizzate, troppo sclerotiche, ne ha fatto un conflitto. Quindi non li idealizzerei. Non voglio dire che nel mondo monastico non ci siano dei grandi maestri spirituali, però voglio anche dirle che ho trovato in laici e laiche una spiritualità semmai molto più coraggiosa. Quindi è la situazione molto più fluida da entrambe le parti. Non farei un bianco e nero. Secondo, lei punta il dito su una cosa giusta, e cioè sul fatto che ci vuole, cioè, chiedono che gli venga dato in cambio qualche cosa. Dunque, esiste una corrente che è molto diffusa, non ne ho parlato oggi, si chiama il buddismo della terra pura, Jodo, che c'è in tutta l'Asia orientale. E c'è una credenza, una fede nel paradiso, il paradiso di Amida. Quindi l'idea del paradiso è comune a tutte le religioni. A un certo punto la intelligenza dei maestri buddisti è stata di capire che c'era questa esigenza di toccare con mano, di immaginare
perché gli uomini sono imperfetti, gli uomini sono limitati, non possiamo chiedere che siano tutti santi. E allora hanno lasciato che venisse fuori questo immaginario paradisiaco, che tra parentesi è stato costruito da tre sutra di ispirazione, anche sutra buddista, ma di ispirazione iraniana, intorno al secondo secolo dopo Cristo, di Sukhavati Vyuva Sutra. Ma l'hanno inglobato nella teoria. Il paradiso buddista non è l'ultimo stadio, come nella nostra tradizione. È ancora uno stato intermedio. Quando tu muori, potrai andare, se hai fede nel Buddha Amida, pronunciando il suo nome, Namo Amida, Amida Butsu, lui ti porterà nella sua terra pura, vicino a lui tu ti illuminerai e alla fine ti annullerai nel nirvana. Quindi vede anche lì, per esempio, un monaco Zen ti direbbe no, non esiste il paradiso è una tua illusione. Il premio qual è? Ma appena dice un maestro Zen qual è il premio, ti dà una sberla. Dice perché devi agire per avere un premio? Il tuo premio. Pensa al premio degli altri. Difatti l'ideale, ma è bellissimo, l'ideale del Mahayana, dello Zen, del tantrismo, è il Bodhisattva. Cioè uno che rinuncia, che è illuminato, ma rinuncia alla propria salvezza nel Nirvana per dare i suoi meriti agli altri. Per cui la sua salvezza è la salvezza degli altri. Questo è il modello di perfezione spirituale nel buddismo Mahayana e del buddismo Zen. Il giorno che tu dici io cerco la mia salvezza, un maestro ti dice non la troverai, anzi sei esattamente nella posizione di non poterla ottenere. È una questione di abitudini, di entrare in un mondo di pensiero. Grazie. Passerei alla domanda, mi pare che si fosse prenotata per prima, di Caterina Guest. Sì, grazie. Caterina Cat, chiedo scusa. Si vede. Buonasera, professore. Buonasera, cara Caterina. Io avrei una domanda su una cosa che ha detto all'inizio. Allora, lei ha detto all'inizio che in Italia sono diffuse in particolare 4 scuole. Oh, forse anche di più. Ah, ok. Secondo lei perché quelle scuole in particolare sono più diffuse in Italia rispetto ad esempio ad altre? Cioè, lei aveva parlato, mi pare, di Soka Gakkai, di Zen. Sì, la prima è stata... ma sono eventi storici. La vera domanda che noi ci dobbiamo porre è che nei 2500 anni di storia, sono 25 secoli, l'Occidente comincia a conoscere malamente il buddismo nel 1800, ieri, è vero. E non è che non potessero conoscerlo, perché la via della seta e le comunicazioni c'erano, però non hanno voluto. Il mondo occidentale, prima il mondo mediterraneo e poi il mondo americano, non ha accettato, non l'ha voluto vedere. Questo è il problema. Poi lentamente è stato capito, tradotto, grazie al filtro del colonialismo, grazie al filtro di vari retoriche, di vari pregiudizi, di vari concetti comuni. È quasi, c'è una concatenazione, ci vorrebbe un altro incontro. Di fatto in Italia oggi c'è la Soka Gakkai, che fu la prima, che seguiva il pensiero di Nichiren. Poi è venuto lo Zen sull'onda delle conversioni americane. Kerouac, i vagabondi del Dharma, vi ricordate? Siddhartha, che diventa un libro cult negli anni 60. Alan Watts. Entra lo Zen grazie alla psicanalisi. Molti psicanalisti sono attratti dalle tecniche meditative. Jung è attratto dal buddismo tantrico, Lacan dal buddismo Zen. E poi entra il buddismo tibetano, le comunità tibetane, perché? Ma semplicemente perché sono transfughi e c'è il mito del Tibet, che deriva dalla società teosofica, dal sogno del mitico oriente, da tutta la retorica del mitico oriente.
E poi perché il buddismo tibetano tantrico è misterico e piace l'esoterismo, piace la corrente esoterica, piace la Kabbalah, piace tutta la gnosi, piace il mondo dei sufi e piace anche l'esoterismo buddista, che è molto profondo e molto inquietante, la parte forse più difficile, più complessa, come la gnosi, come la Kabbalah nella tradizione ebraica. Quindi così. C'è anche, grazie, per esempio, e concludo, una tradizione che non invisibile. I due mondi, e le rubo solo 2 minuti, i due mondi, il mondo dei convertiti italiani, chiamiamoli italiani, dei convertiti italiani, e il mondo degli asiatici immigrati buddisti, non si parlano, non si vedono. Perché quel mondo dei convertiti italiani sceglie un buddismo essenzialmente meditativo come una tradizione spirituale di ricerca ed essenzialmente zeno tantrico. Ma il mondo degli immigrati è un mondo devozionale, è un mondo di povera gente che non mica sono nati buddisti, come possiamo noi essere nati, si chiamano ascrittivi, la loro famiglia è buddista e vanno al tempio, e nelle loro comunità c'è un buddismo devozionale che è proprio il buddismo amitista, quello che sono i paradisi, eccetera. E sono delle comunità identitarie, che nei riti, nella ritualità, nell'incontrarsi, tutto quello che i convertiti italiani non vogliono vedere, perché non sono stufi di andare in chiesa, in sinagoga o nella cosa dell'imam, perché non vogliono il ritualismo. Mentre invece gli altri sì, perché è un modo di incontrarsi, stare insieme e identificarsi come comunità. Non so se ti ho risposto, cara Caterina. Sì, sì, grazie. Gentilissimo. Grazie, grazie davvero. Abbiamo ancora una domanda di... 2 domande ancora. Sì. Io farei fare però prima quella di Antonio Nonino, che fa sempre delle bellissime domande. Questa volta non sarà così. Dai, dai, tutte le domande sono belle. Grazie, allora. Grazie Giovanna. No, beh, innanzitutto grazie di questo momento di, non so, di volo spirituale, e per chi non vive quella cultura profonda che richiede una vita per raggiungere, ecco, elementi, non dico di illuminazione, ma di avvicinamento, però ci ha fatto passare, almeno me, ha fatto passare... Grazie, ecco, questa, è un mondo spirituale meraviglioso. È un mondo spirituale, sì, però ecco la domanda, venendo sì, alle cose che, come dire, non sono, ecco, il grado di libertà totale, cioè, allora, il percorso per raggiungere l'illuminazione, il premio è raggiungere questo stato di partecipazione con tutte le creature, la sofferenza, il medesimarsi, l'empatia, e quella è la gioia di aver raggiunto. Ma Buddha non ha scritto niente, credo. Cioè, i riferimenti, ecco, la domanda è questa, forse sì, è una domanda che cala in una cultura che mi dica. Non esiste nell'ambito di un altro mondo. Ecco, per cui... Anche questo, lei diceva, non è una moda per l'Occidente, ma bisogna nascere, respirare con i genitori, bisogna respirare con la società, quella, per trovare il proprio percorso per l'illuminazione. Perché alla fine quello che è stato trasmesso in 2500 anni è il pensiero dei singoli maestri che hanno sentito Buddha e hanno trasmesso. E quindi la fascinazione, alla fine, rispetto all'origine del maestro, che ripeto forse avrà scritto, avrà lasciato dei testi nelle regioni, hanno i Vangeli, hanno i testi di riferimento, per cui dopo uno certamente dà la sua interpretazione, ma qui effettivamente diventa la corrente di pensiero di un maestro che raggiunge l'illuminazione e trasmette questo stato che noi diremmo nella nostra cultura di grazia. Ma rispetto al Buddha, la domanda è, non ha scritto, quindi lei dice non è una moda, ma chi non nasce lì, come può raggiungere quello stato di illuminazione? Allora, che bella domanda. Ce ne sono varie di domande dietro questa sua domanda. Allora, vediamo. Cominciamo dalla prima. Buddha non scrive.
parla, come tutti i grandi leader carismatici, è la loro vita che è il testo. È difficile che un leader carismatico, un fondatore carismatico scriva, perché sperimenta la trasgressività del suo pensiero. È stato detto, ma io vi dico, taglia, ci sono studi bellissimi da Max Weber in poi sullo stile della leadership carismatica. Chiedergli di parlare sarebbe una contraddizione. Però gli allievi ricordano, i discepoli ricordano, quindi subito dopo la sua entrata nel Nirvana, i discepoli si sono riuniti e hanno cominciato a stendere il testo, che era un testo poetico perché veniva tramandato a memoria, si chiama Sutra. I Sutra sono il ricordo e la trascrizione di quello che ha detto il Buddha, Shakyamuni Siddhartha. Difatti tutti i sutra cominciano con la frase "così una volta io ho udito". Cioè è la testimonianza che questo testo dice, tramanda le parole del maestro, del Buddha, dell'illuminato. Ora, facciamo ancora una considerazione. È una parola orale, quindi labile, quindi per blindare il testo, loro lo scrivono in rima e in ritmo in modo che sia più difficile da manipolare e lo imparano a memoria e lo tramandano a memoria. Siamo in un mondo monastico in cui la scelta buddista è una scelta di rinuncia al mondo. Quindi vivono dei sutra. Tenga conto che non tutte sono comunità non collegate da un'autorità ecclesiastica unica a cui noi siamo abituati. Non per definizione da sempre il mondo buddista ha rifiutato di avere una organizzazione centralizzata a garanzia del dogma. È un mondo molto libero di comunità di maestri, laici e monaci. Quindi succede che in India varie comunità hanno sutra diversi, hanno testi diversi, perché non tutti hanno il canone. Poi cominciano a scriverlo, lo traducono, lo passano dalla parola orale alla parola scritta. Ma questo avviene dopo alcuni secoli. Qual è il passaggio determinante? È un dibattito, il suo, molto interessante, perché avviene e viene risolto in modo diverso in diverse religioni. Quello che lei sostiene è frutto di una scelta che hanno fatto i monoteismi, e cioè che la verità si rivela puntualmente, una volta per tutte, attraverso certi profeti nella tradizione della Torah, certi profeti che parlano ispirati da Dio, oppure attraverso gli evangelisti, eccetera, che sono ispirati, attraverso Muhammad, che riceve la rivelazione dall'angelo Gabriele, però a un certo punto si chiude, la rivelazione si chiude. L'ultimo testo della Bibbia cristiana è l'Apocalisse, entra nel canone biblico nel quarto secolo. E ce n'erano di apocalissi ebraiche e cristiane, però il testo viene stabilito quello. Entrano le lettere di Paolo, entrano le lettere degli apostoli, gli atti degli apostoli. Chiudo. Dio non parla più. Punto. Questo è quello che lei ha. Noi abbiamo inserito in questa tradizione le genealogie. Perché nella Bibbia ebraica ci sono le genealogie? Per garantire quello che dice lei, la correttezza del messaggio che è tradotto. Perché ci sono le genealogie dei vescovi? I vescovi sono i più importanti dei cardinali, perché sono i successori degli apostoli.
e gli apostoli sono questi che, quelli che hanno visto lui, l'hanno sentito e tramandano, e sono la garanzia che quello che è la verità, che è venuta una volta sola, viene tramandata. Mi segue? Certo. Perfetto. Anche Cristo non ha scritto niente. Certo, ovvio, ovvio. E le sottolineo che i Vangeli non ci sono solo i tre sinottici più Giovanni, Vangelo meraviglioso, che è protognostico, ma ce n'erano anche altri, i cosiddetti Vangeli apocrifi, che non sono entrati nel canone della Bibbia. Qual è la posizione buddista? La posizione buddista si pone di fronte allo stesso problema di tutte le grandi tradizioni religiose. Passa il tempo e a un certo punto il pensiero cambia, perché una religione parla al suo mondo. La retorica, che è falsa, glielo dice un antropologo, è l'idea che quello che viene prima sia più vero. Quindi il messaggio, virgolette, autentico è il primo. Non è vero. L'esperienza religiosa, nella misura in cui dice al mondo, è autentica. Quindi anche la religione cattolica, ebraica, islamica di oggi è autentica. La retorica di rifarsi al primo è per poter innovare e fantasticare su quello. Ma nei monoteismi è più forte, perché Dio parla una volta sola e il canone si chiude. A un certo punto, le faccio l'esempio, a un certo punto, intorno al secondo secolo avanti Cristo, dal secondo siamo incerti sulle date perché gli indiani non sono molto precisi, escono fuori nel contesto indiano dei testi, le assicuro, meravigliosi, come il Saddharma Pundarika, il Vimalakirti, oppure il Lankavatara, che è stupendo. Bene, e cominciano, sono in sanscrito, i primi testi del sutra sono in Pali, vicino alla lingua che parlava il Buddha, che era il Prakriti. Sono in sanscrito, quindi in latino, sono la lingua ufficiale, quindi sono sicuramente tardi. Ma cominciano con la frase, così una volta io ho udito. Si dichiarano sutra, cioè parola di Buddha. Questa è l'intelligenza del mondo buddista. Una parte della tradizione buddista, le scuole Theravada, dicono questi testi sono trasgressivi da un punto di vista filologico, non sono autentici, sono in sanscrito, sono in prosa. Non è vero che siano parola di Buddha, quindi sono eterodossi, non li vediamo. Ma tutta una parte sente, di fedeli, sente che quei testi dicono, elaborando il messaggio, sono i testi Mahayana, elaborando il messaggio primigenio, lo traducono nella contemporaneità. E una serie di maestri in certi tipi si riuniscono e dicono che cosa significa Buddha? Buddha significa illuminato, significa una persona che ha raggiunto l'illuminazione, ha capito la verità ultima. Se questo maestro dice la verità ultima e la scrive ed è induce a sua volta in illuminazione, quella è un sutra, quella è la rivelazione perenne che si fa perennemente ed è perennemente diversa. Questo è bellissimo. Io sono grazie. Io vorrei dare chiaro spazio a un'ultima domanda. Il tempo veramente sta volando con lei, e quindi vorrei dare spazio a un'ultima domanda, che è di Alberto Policriti. Sì, grazie, sono io. Buongiorno Alberto. Sì, una domanda che forse si può legare anche a quanto stava appena finendo di dire. Più che altro una richiesta così di inquadramento storico. Le religioni normalmente nei loro diversi rami tendono a volte a combattersi in modo decisamente anche violento. I cristiani cattolici e quelli protestanti negli anni si sono massacrati, gli sciiti e i sunniti si massacrano ancora oggi,
e molti altri hanno queste tensioni enormi. Mi chiedevo, il buddismo nelle sue diverse forme ha tensioni interne di questo tipo, esplicite o implicite, o realmente è più vicino ad una filosofia o forse interpreta in modo diverso anche questo tipo di confronto interno? No, è una bella domanda. Ci vorrebbe un po' più di tempo per rispondere, cercherò di essere sintetico, è proprio giusta. Dunque, cominciamo dalla premessa che i buddisti sono uomini, e la cosa più bella, non sono santi, fortunatamente per noi, perché se fossero tutti santi io scapperei subito sulla luna, perché la cosa meravigliosa è che la santità viene dal fango, che è come il loto, che siamo tutti peccatori e la bellezza è proprio quella. Quindi posto quello. E quindi sono, come tutti gli uomini, rabbiosi, incazzati, violenti, egoisti, eccetera. Se dovessi dire, ci sono tre livelli. C'è conflittualità all'interno del mondo buddista, di base, e una conflittualità teorica. Cioè, discutono molto. Però se lei va in un tempio, in un monastero buddista, lei trova tutto il canone di tutte le scuole. Cioè io che sono di una scuola vado in un altro tempio e vengo accolto dalla Sangha. Poi ci mettiamo a discutere e le discussioni sono sempre state molto accanite, molto accese. E questo perché è un mondo molto libero, non ha mai avuto una pressione di un'autorità religioso politica a garantire la eterodossia o l'ortodossia. Questa è la base, quindi un mondo che discute, è un mondo che ama i maestri, e ama i maestri trasgressivi, gliel'assicuro. Quando arrivano lo Zen sono veramente difficili da inquadrare, sono veramente innovativi, o il buddismo yogacara, il buddismo tante. La cosa che ho sempre ammirato e che il mondo buddista li ha sempre accolti, non ha mai bruciato i testi, solo perché erano diversi, li ha sempre apprezzati. Io sono sicuro che verrà tutta una elaborazione, e il mondo buddista soffrirà, asiatico, soffrirà all'elaborazione dei maestri americani, che già cominciano a essere molto innovativi. Verranno testi scritti in inglese che diranno così una volta udito, lo diranno in inglese, però nessuno, sono sicurissimo, nessuno dirà loro sono eterodossi e li sconfiggiamo. Diranno il Dharma ha parlato, di nuovo si è rivelato. Questa è la base. Poi entrano due tipi di fattori per cui hanno combattuto, si sono scannati sono stati veramente crudeli. Quando sono il buddismo in certe situazioni è diventato religione di Stato. E allora c'è stata in certe epoche questa commistione, inutile nasconderci dietro un dito, c'è stata una commistione di potere politico che ha usato la catena di potere monastica, perché i monasteri erano molto potenti. Guarda che i monasteri buddisti possono essere molto ricchi con l'idea che il monastero è ricco, il monaco è povero. Però, dato che i monasteri erano esentasse, è il solito problema. Il monastero è esentasse e acquisisce potere economico e potere politico. E allora ecco che l'abate diventa, il principe diventa abate e fa politica. E naturalmente è semmai un guerriero, e abbiamo avuto monaci guerrieri, eccetera, che si sono bellamente fatti le battaglie fra di loro. Ed è anche evidente, cioè noi possiamo vedere quando intervengono queste lotte, e le assicuro di una crudeltà feroce, ma sono evidentemente motivi politici. Il terzo punto è più delicato, e cioè ci sono stati tanti guerrieri che erano monaci e che sono andati in battaglia e che, sapendo di uccidere e di essere uccisi, soprattutto monaci zen. Meno male adesso ne parlano, eccetera, ma tutta la retorica del Bushido, del guerriero, delle arti, eccetera, marziali, l'ha fomentata.
ed è questo è vero, ma lo presentano male. In realtà la scelta di uno Zen, per esempio, di andare in battaglia, si sono arruolati, o facevano i guerrieri, ed erano i monaci guerrieri, o si arruolavano per andare in battaglia, era per un'idea ben specifica, la tedio per due secondi. E l'idea che l'illuminazione arriva istantaneamente, in un attimo, non è legata a un processo razionale, è così, è un battito, e tu capisci. Ed è una teologia comune a molte religioni, sa, di dire è nel momento del morire che tu capisci tutto e scegli. Vedi la tua vita in un istante e capisci tutto, e la realtà ti si pone. Ecco, c'era in questo loro scegliere di andare, di sfidare la morte, questa scelta che è molto zen, di dire io decido tutto in quell'istante e dimostro a me stesso di essere totalmente libero dall'angoscia più profonda, che è l'angoscia della morte e l'attaccamento alla vita. E andavano liberi. E quando dicono sei zen, voleva dire incuranti del morire, incuranti del vincere, incuranti dell'uccidere. Perché uccidere prende, piace, spaventa. Sentite il coinvolgimento. Non è solo la paura di morire, è anche l'angoscia di uccidere. Ecco, loro lo dicono, una mente come uno specchio. Questo è difficile da accettare, che una via di santità passi per una violenza, un senso della violenza così profondo. Però è così. Anche perché è un po' in contraddizione col fatto che lei diceva prima che loro predicano la non violenza. Sì, però è un atteggiamento, guardi, è un atteggiamento interiore. Io sono assolutamente incurante. Sono indifferente al vivere, indifferente al morire, e anzi insegno al mio avversario, che è il mio amico, ad accettare e ad arrivare all'illuminazione proprio quando capisce che la lama lo sta trafiggendo. Difatti dicevano io ti aiuto ad arrivare, ti uccido, ma ti aiuto ad arrivare all'illuminazione, perché l'illuminazione è al di là della vita e della morte, e tu lo devi capire. Quando siamo di fronte io e te. Difatti nel karate è lo stesso concetto, l'avversario è te stesso. Tu sei il vero avversario, quello davanti a te devi imparare lo stesso distacco, indifferenza totale al vivere e al morire. Beh, sì. Direi che con questo abbiamo raggiunto il punto più alto. No. Di questa serata. Io la ringrazio ancora moltissimo, saluto grazie tutti. A voi. Un incontro veramente molto piacevole, molto interessante. E speriamo di vederla allora presto a Udine. Ma certo, speriamo di vederci a Udine o a Venezia. Arrivederci. Grazie. Grazie altrettanto. Arrivederci.